Benvenuti, siamo ancora qua, ciao Claudia. Ciao Ross, come va Claudia oggi? Fa caldino? Oggi fa caldino. Giornata da spiaggia. Giornata da spiaggia. Di cosa parliamo oggi? Di spiaggia. Guarda, manco a farlo apposta. E allora, voi che siete qua a Barcellona o che siete appena arrivati o che avete intenzione di arrivare, beh, Barcellona è sulla spiaggia, però dobbiamo dire bella, insomma, la Barceloneta, però insomma fino a un certo punto, esatto. Beh, Barcellona non ha solo la Barceloneta, anche insomma varie altre spiagge, la Marbella eccetera, però continuano ad essere spiagge di città. Se come me, come Claudia, siete insomma di posti di mare, forse la Barceloneta o la spiaggia di città di Barcellona non vi soddisferà del tutto, io direi, no? Quindi qualche proposta di qualche spiaggia vicina, da poter raggiungere tranquillamente con i mezzi pubblici, perché vabbè, se avete la macchina andate in Costa Brava, cioè questo è proprio poco ma sicuro, però se non volete avere, o se avete la macchina e non volete prenderla, perché poi insomma, voglio dire, alla fine se uno deve andare a riposare è anche, no, bello potersi dimenticare del parcheggio, della macchina, esatto, del cortino, eccetera eccetera. Però se con, fortunatamente qua insomma in Catalogna i trasporti pubblici funzionano bene, se a Barcellona molto è andata bene, bene anche le parti intorno a Barcellona, quindi facciamo un po' di proposte sulle spiagge da poter raggiungere con il treno. Abbiamo da Sants, che è la stazione, che è la stazione centrale di Barcellona, che è raggiungibile con la linea verde o con la linea azzurra, quindi esatto. L5 o L3. E da Sants partono treni per Castelldefels, che è una spiaggia molto ampia e sta a soli 20 minuti. Sì. E la linea di treni è l'R2, sì. E sta in zona 1, quindi con una T10 da metropolitana, diciamo, con una sola zona, è raggiungibile Castelldefels. Abbiamo Sitges, che sta a 30 minuti, però già ci spostiamo, siamo in zona 2, in zona 3, scusatemi. Sì. E abbiamo il Garraffo, che è in zona 2. Che è accanto proprio a Sitges. A Sitges, e più o meno è lo stesso tempo. E poi abbiamo Villanova della Geltrù, che già ci spostiamo un po' di più, che è anche un paesino che non è male, è carino. Anche Sitges è molto bellina da visitare. Sì, in effetti sì, l'idea potrebbe essere andare in spiaggia la mattina, oppure farsi un giro in paese la mattina, pranzare e poi il pomeriggio andare in spiaggia. Villanova della Geltrù, dicevo, è un paesino molto carino che sta in zona 4, già ci allontaniamo, sì. E parliamo di 45 minuti approssimativamente di treno. E poi c'è Calafegli, che è in zona 5 ed è il limite, noi ci siamo dati un limite di un'ora più o meno di un'ora da Sants. E Calafegli ci arriva proprio per il pelo, perché è a 57 minuti di treno. Sì. Quindi è meno di un'ora ed è in zona 5. E semplicemente dire che se siete in più di una persona, forse non conviene prendere il biglietto singolo di andata e ritorno. Esattamente, ma conviene prendere la T10 per la zona che ci interessa. Esattamente. E considerate che, per esempio, se fate un T10 per 4 zone e la settimana dopo, per esempio, andate in zona 3, potete usarlo, va benissimo. Certamente, quello sì. Che non si può fare è il contrario, è avere un biglietto di una zona inferiore e poi e andare in una zona, in una zona insomma, superiore. Più lontana. Esattamente. Quindi quello che consigliamo, già se siete in due, certo, già conviene, già conviene. Saranno quattro viaggi, quindi insomma basta che due volte andate e ritorno per andare a mare e conviene una T10. Certo, assolutamente. In più lo potete sfruttare per tutti i paesi insomma di quella zona, quindi magari se andate un'altra volta in un'altra parte, in un altro paesino, anche solo a mangiarvi, che so, qualcosa di particolare, cioè potete andarci tranquillamente, potete usarla. Esattamente. Abbiamo parlato insomma da Sants, poi parliamo dell'altro lato insomma del Maresme, no? Che è l'estensione diciamo di quella che è la spiaggia di Barcellona, è tutta una parte di spiagge artificiali tra virgolette che sono state create per le Olimpiadi del 92. Quindi da Badalona in poi. Da Badalona in poi, esattamente. E le potete raggiungere da Sants, ma anche dal Clot, diciamo, o da Plaza Catalunya. E noi abbiamo calcolato le prime spiagge, dopo anche Badalona è rispettabilissima, però stiamo parlando comunque sempre di una spiaggia di città,
Quindi se vogliamo, insomma, questa idea di stare in un paesino di mare, una spiaggia un po' più riguardata, diciamo, noi proponiamo Mongat, che è una delle prime fermate dopo Badalona e che sta a 20 minuti, e poi abbiamo Mongat Nord. Attenzione, Mongat è zona 1, Mongat Nord è zona 2. Esattamente. Quello che ho fatto a volte con delle amiche è stato scendere dal treno a Mongat e andare a piedi a Mongat Nord, Che è che è vicinissimo, vicinissimo. sì, è Quindi si può vicinissimo, anche fare questo escamotage. sì, perché in realtà sono veramente, cioè la stazione lascia molto molto vicino sia da Mongat che da Mongat Nord, infatti tra le due stazioni è pochissimo, È sono la tipo 3 stazione da minuti, proprio sul mare, sì, c'è soltanto un quindi anche la sottopassaggio passeggiata, sì. e poi è anche carino andare lì, Sì, un la passeggiata. vermut. Esattamente. E quindi abbiamo Mongat Nord in seconda zona, poi abbiamo Premià, sempre in seconda zona, Sì. e poi abbiamo una spiaggia che forse è la più famosa tra quelli che vogliono allontanarsi un pochino nel maresma, che è quella di Ocata, che è molto grande, molto ampia, e già comincia insomma un po' a vedersi la tranquillità del paesino di mare, perché tutti questi paesini che vi abbiamo nominato sono tutti paesini insomma residenziali di mare, dove insomma, è carino anche trascorrere un pomeriggio, eccetera, eccetera. Non sono molto grandi, non vi immaginate paesi di pescatori, però sono paesini carini, comunque ti danno l'effetto di aver staccato un po' Sì. dalla città, eh? Dimmi. No, che è carino come piano, quello che dicevi tu, di mangiare, di stare lì, passare tutta la giornata fuori, visto che Certo. comunque fai almeno mezz'ora di treno, e puoi anche mangiare lì. Dove Certo. puoi mangiare? Eh beh, o in qualche ristorante, o tipico sulla spiaggia, insomma, a Barcellona, abbiamo i chiringuitos. Che cos'è un chiringuito? Un Spiega un chiringuito. italiano, Che no? cos'è un Tutti, qual chiringuito? è il sogno? Con chiunque tu parli, dici voglio aprire Sì, un un chiringuito sulla chiringuito in spiaggia. Credo Colombia che sia, o sì, in su una spiaggia Costa tropicale, Rica. normalmente, sì. Molti l'hanno fatto, sono andati alle Canarie. Però, insomma, diciamo, la parola oramai è di uso comune anche in italiano, perché tutti sanno che cosa sia un chiringuito, e il chiringuito è praticamente il baretto sulla spiaggia, dove Il baretto di normalmente tutta la vita, ma si sulla chiama spiaggia, Ciringuito. si chiama chiringuito ed è sulla spiaggia. Allora, offerta gastronomica dei chiringuitos. Nel senso che normalmente ovviamente hanno uno spazio molto ridotto, delle cucine piccolissime. Allora, vabbè, ti puoi prendere un vermut, delle olive, dei panini, eccetera, eccetera. Già quando si parla di pasti, non è proprio, insomma, io non andrei personalmente a un chiringuito a mangiarmi una paella o qualcosa di molto elaborato, perché poi, a prescindere da tutto, insomma, la paella è abbastanza elaborata. E insomma, non è proprio, però se uno vuole un panino, delle patatas bravas, si passa. Curiosità linguistica, il Ciringhito da dove viene? Spiegacelo tu, prof. Sì, il Ciringuito, il primo Ciringuito, quello per cui è stato importato in Spagna la parola, era a Sitges ed esiste tuttora. La parola è stata importata da un giornalista spagnolo che lavorava a Cuba e che era appena rientrato in Spagna. E questo baretto di Sitges, dove lui andava a scrivere guardando il mare, gli ricordava i chiringuitos che esistevano a Cuba. Ma che cos'era un chiringuito? Un chiringuito era a Cuba un posto che sulla spiaggia, appunto, dove si beveva caffè diluito con acqua. Ah, E ok, allora, un bibitone. la bevanda, che era questo caffè forte diluito con acqua, veniva chiamato dai cubani che lavoravano nelle piantagioni di zucchero, veniva chiamato Ah, Ciringuito. perfetto, E benissimo. allora, a partire dalla bevanda, andiamo a bere il Ciringuito, andiamo a bere il Certo. Ciringuito, è diventato andiamo al Ciringuito. Esattamente. Ah, E da lì è perfetto. diventata la parola di questo baretto, che poi appunto è stata importata in Spagna da Giornalista. questo giornalista. Ok, l'ultima cosa aggiungere che Ciringuito non indica solo, propriamente solo il baretto sulla spiaggia, ma oggi come oggi, qualsiasi, non lo so, se io un giorno mi sveglio e metto un banco per strada, eccetera, eccetera, a vendere, che ne so, le castagne, è un Ciringuito. Sì. Indica insomma un piccolo commercio anche a volte abusivo, eh? Linguisticamente, quando dici montiamo sul Ciringuito, e quando tu, per esempio, noi quando adesso siamo arrivati qua e abbiamo montato il tutto Con la per il camera, programma, con il...
esattamente, abbiamo montato il Ciringuito. Esatto. Questa è una curiosità, però è carina. Mi raccomando, insomma, fateci sapere se siete stati in queste spiagge. Consigliatene altre. Consigliatene altre. Mi raccomando, bisogna andare in trasporto pubblico, certo, e a meno di un'ora. Esattamente, queste ci interessano anche perché credo che siano poi le più accessibili e insomma è uno veramente ci va. Esatto. Quindi fateci sapere, commentate e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Thank you.